Il mercato o l'opportunità dell'IoT ormai è una realtà. È incredibile vedere, o inaspettato vedere quanti già degli operatori di canale che noi conosciamo, quindi che si occupano di IT, tra virgolette, classico, stanno già approcciando, provando a approcciare dei progetti o parte di progetti in questo settore. Quello che vogliamo fare, che vorremmo fare sul mercato, è l'essere abilitatori, di business, quindi aiutare i nostri partner in generale a trovare delle nuove fonti di business. Oggi osserviamo e vediamo che un progetto IoT tocca tantissime componenti e tantissime esperienze. Uno dei modi per abilitare questo è andare a creare una rete di partner e una rete di esperienze che possano completarsi l'un l'altro e che possano andare sul mercato a offrire delle nuove opportunità. L'altro modo che abbiamo per cercare di ottenere questo obiettivo è il cercare di raccontare e di capire dove nascono i progetti, come nascono i progetti IoT. Quindi cercare di guidare i partner attuali o anche quelli nuovi, perché vediamo tanti nuovi partner che stanno affacciando sul mercato, a capire dove il progetto IoT nasce, perché può nascere dall'IT classico, come può nascere da chi si occupa semplicemente dell'inserire dei sensori all'interno di un apparato. Sono due diversi ambiti. E ovviamente da ultimo, che poi può essere il primo, quindi non in ordine di importanza, quello di offrire dei prodotti che siano i migliori sul mercato. Quindi da un lato qua lavoriamo su due fronti. Da un lato il cercare di valorizzare quello che i vendor che abbiamo a portafoglio mettono a disposizione per questo specifico mercato. Dall'altro abbiamo dei gruppi di ricerca che lavorano costantemente anche a livello mondiale per andare a cercare sul mercato quei nuovi produttori, quei nuovi vendor che sono innovativi e che stanno nascendo in questo momento per il settore.